Manifesto dell'ecologia, uno dei principali è quello del capo indiano che risponde al presidente degli Stati Uniti che voleva comperare la terra. E dice: ma te vuoi comperare la terra? E due pagine, ma un monumento all'ecologia. E quindi direi: continuiamo in questa indagine. Stasera io sono rimasto un po' sconvolto, perché ho udito delle cose molto ardite, anche molto personali, difficili anche da seguire. Certe espressioni sono, e anche il linguaggio è tutto da ritarare, il linguaggio è tutto da riformulare. Io arrivo qui e dico: siete contenti? Non basta, bisogna dire anche: siete contente? Non c'è ancora un modo di unire in un'unica desinenza tutte le persone che sono qui, e quindi devo ricorrere a una E e una I per differenziare i due generi. Abbiamo iniziato bene, fra poco andiamo a dormire, ma con questi stimoli credo che possiamo avanzare bene con questo formidabile strumento di condivisione, di fraternità o di sorellità, che è questa Gaia Planet che abbiamo fondato qualche decennio fa. E direi gli altri tre pilastri su cui lavorare, su cui la nuova civiltà in tutta verosimiglianza sarà edificata, con il contributo, la ricerca, la sofferenza, il sacrificio di tutte le figure che sanno svolgere una ricerca libera e indipendente, saranno sostanzialmente la giustizia. Questo mondo soffre di iniquità in una maniera clamorosa, ma proprio perché ci sono i timori, c'è la corsa all'accaparramento, c'è la corsa alla competizione, c'è la corsa all'accumulo di risorse, al profitto estremo che ci sta massacrando sia come specie umana, sia come pianeta, sia come... Quindi un recupero di giustizia, ma le vie della giustizia sono tante, tante, tante. Un recupero dell'unità del genere umano, anche se lei ha la pelle nera, è andata via, io ce l'ho bianca, sono arrivato al centro dell'Africa. Cioccolato. Perdona, cioccolato. Cioccolato. Brown, come vuoi tu. E sono arrivato al centro dell'Africa, una tribù che ancora seguiva i pascoli, e fanciulli sono venuti a toccarmi la pelle, dicendo: vediamo se macchio con la pelle bianca. Non si finisce mai di imparare. E dopo la unità c'è il terzo stadio, che è quello della pace. La pace planetaria, la pace mondiale, che non sarà una pace di puro irenismo o di assenza di conflittualità, ma dovrà essere una pace in cui le doti migliori degli individui e delle nazioni vengono palesati e messi in pratica. Quindi giustizia, unità, pace. E se tutte le nostre ricerche individuali sono in questa capsula, in questa, sotto questo ombrello, verosimilmente avremo dei buoni frutti, dei buoni risultati. Perché si pone poi un po' anche il problema dell'autorevolezza. Ho sentito menzionare figure particolari, ma ripeto, figure come Abramo, Mosè, Cristo, Muhammad, Buddha avevano un'investitura, avevano un'autorevolezza molto 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 speciale, vorrei dire tra virgolette incontrovertibilmente dimostrata dalle loro opere, dalla loro vita e dai frutti e dai risultati che hanno ottenuto poi su milioni di individui, miliardi di individui e via andare. Siete tutti belli, siete tutte bravi, siete tutte belle, siete tutte brave, vi voglio bene e a domani.